Salve gamers, io sono Marichelle e bentornati in Dragon Quest 11. Andiamo avanti con la nostra avventura. Nelle puntate precedenti, Kazuma e Gemma, nati lo stesso giorno e amici fidati fin dalla tenera età, diventano maggiorenni e decidono di scalare il massiccio di roccapietra insieme per pregare lo spirito della terra nell'antica cerimonia tradizionale del loro popolo. Giunti in cima, i due elevano le loro preghiere, poi tornano al villaggio, dove riferiscono estasiati al sindaco Pazio di aver ammirato panorami mozzafiato. Pazio spiega loro che lo scopo della cerimonia è mostrare ai ragazzi che raggiungono la maggiore età la sconfinata vastità di Erdrea. Il sindaco consiglia a Kazuma di tornare a casa da sua madre, Amber, e di raccontare l'esperienza vissuta sulla sommità del massiccio. Ok ragazzi, eccoci qui in gioco. Lui praticamente ha scoperto da sua madre di essere lucente, sua madre adesso gli ha detto di andare a fare una passeggiata e noi andiamo e dobbiamo andare al centro circa del villaggio, giù là c'è il puntino rosa e vediamo un po' perché. Allora, la chiesa non si apriva, quindi andiamo dritti dritti. Guardate chi c'è, ciao. Oh, Kunsley Peter, eh? You remember this tree, don't you? I got my scarf stuck in it all those years ago. There I was, crying like mad, and there you were, running round trying to help me get it down. Some things never change, eh? You know, I always imagined we'd spend our whole lives right here in Cobblestone. That's why I was so surprised by what your mum said today. All that stuff about you being the luminary, that reincarnation thing. I remember the story my granddad told me. Once upon a time, long, long ago, the world was terrorized by a horrible monster. When it was all over, the luminary turned into a star, and he's been watching over us from up in the heavens ever since. That's his star, right there. How can you be the luminary too? I just don't get it. I know. That's what you're going to Heliodor to find out. I understand, really I do. Listen, we should both be getting back. Everyone will be wondering where we've got to. Goodbye, old friend. No, poverina. Alla fine le fatiche dell'intensa giornata della scorsa si fanno sentire e Kazuma cade in un sonno profondo e agitato. La madre è sempre un po' inquietante così. Eccola qua. Just look at you. You don't scrub up too bad, you know. You won't forget him, will you? He was a fine, upstanding man, the pride of the village. You could do worse than try to be like him. Well, however you turn out, I'm sure you'll find a way to overcome whatever lies ahead. A mother knows these things. Oh, by the way, I've popped a little money I'd saved for a rainy day in your pack. Don't spend it all at once. Why don't you visit the village shop before you head off to Heliodor? You'll need some supplies for your big adventure. But don't take too long. The whole village is turning out to wave you off. Perfetto, dobbiamo lasciare il villaggio, ma direi... Allora, di andare a comprare le provviste. Qui c'è qualcosa.
Ah, ok. Vabbè, mi dicono di passare al negozio. Ok. Mi ricordo dov'era. Perfetto. E quindi poi andiamo. Di qui non si passa. Qui c'è una missione. Forse secondaria, ragazzi. Povero me, non so proprio cosa fare. Ok, recuperiamo la piuma. Ok, benissimo. Andiamo, andiamo, andiamo. Buona fortuna. Gesti di altruismo. È la prima missione secondaria che ci capita. Allora, la nostra casa è qui. Aspettate. Là vedo qualcosa che sbirluccica. Così? Sì! Ah, c'è anche uno scrigno qua. Interessante questa cosa. Ok. Forse anche su altri tetti c'è qualcosina, ragazzi, ora che ci penso. Là! Allora, il negozio è qua. E vediamo cosa abbiamo tra gli oggetti. Un po' di erbe medicinali li abbiamo. Dunque stai per abbandonare la cara vecchia rocca pietra, eh? Prima di partire assicurati di aver preso tutto l'essenziale. Ok. Allora, qui c'è un coperchio di tegame. Erba per antidoti, prendiamola. Per l'avvelenamento servirà magari 5 per adesso. Erbe medicinali, magari altre. Vediamo un attimo. Erba medicinale. Sempre 5. E la mettiamo nella borsa degli oggetti? Ci sta. Ok. Perfetto. Anche qui si può salire, no? O sì, forse sì. E c'era una cosa che volevo vedere. Mi sa che non l'abbiamo vista assieme. Qui. Era all'inizio del villaggio. Vediamo un attimo. Sì, c'erano tutte queste casse. Ok. Non c'è, ragazzi, danno da caduta. Ecco, possiamo cadere da qualsiasi altezza e lui non si fa niente. Di qui c'è una porta che non si apre, l'abbiamo già vista. Forse Gemma abitava qui, c'è il cane. Mi sembra che era qui, ragazzi. Vediamo. Che succede, Bella? C'è qualcuno? Ah, è lei che parla. Scusami, non voglio parlare con nessuno ora. Potresti tornare tra un po'? Quindi Gemma non ci vuole parlare. Poverina. Ah, qui c'è qualcosa da prendere, aspettate. Qui niente, erba medicinale, ottimo. Qui ci salutano? Sì. Vabbè, ci danno dei consigli anche, vedo. Lui vuole venire con noi. Direi di no, si era cacciato nei guai. Io comunque vi taglio, ragazzi. Andiamo, andiamo. Allora, dobbiamo andare per di là. Perfetto. Andiamo. Ci siamo! Il mio piccolo guerriero parte veramente. Siamo pronti? Beh, direi di sì, spero almeno. Beh, allora vai. One day you're just a little boy, the next you're getting ready to leave us. I only wish your grandfather could see what a fine young man you've become. To think, it's been so many years already since old Chalky found you floating in... I mean, since he brought you to Cobblestone. We never thought there was anything out of the ordinary about you. And now suddenly there's all this talk of luminaries, of all things. You know who the luminary was, of course. The legendary hero who saved the world from a terrible darkness. And we're supposed to believe that you're him reincarnated? I don't doubt old Chalky, of course, but... Oh, when you meet the King of Heliodor, put in a good word for old Cobblestone, won't you, eh? If he finds out this is the village where the luminary was raised, there might be something in it for us, if you catch my drift. Oh, you are terrible. Just you to be thinking about what you can get out of it.
Oh, no, I'm only joking, of course. The very thought. Anyway, where was I? Ah, yes. Now, the fate that awaits you may well be one beyond anything we simple country folk can imagine. But you must allow us to offer what little assistance we can. Take... And may this magnificent steed, the pride of Cobblestone, lighten your burden and speed you on your way. Abbiamo un cavallo, ragazzi! You'll find Heliodor easily enough. Just head north out of the village and follow your nose. You travel safely now. Oh, you're such a good boy, such a good boy. You make us proud out there, won't you? And come back safe. Che tristezza, ma no, ma Gemma! Arrivederci, torna presto! Buon viaggio! Vabbè. Mi sa che lei. Here, take this with you. It'll keep you safe. I heard there are lots of monsters where you're going. Be sure to keep it close, won't you? Oh, I don't know what's in store for you out there. But wherever you go and whoever you meet, don't forget us, will you? Take care, and remember, we'll be waiting for you. Eccoci qui, allora. Ok, mi dice qualcosa sui cavalli. Ok, ho letto. E qui? Salve. Ah, ok, sempre sui cavalli. Praticamente quando non abbiamo il cavallo possiamo suonare una di queste campane che troviamo in giro per il mondo. Io vi taglio, ragazzi, le cose magari più meno interessanti. Andiamo verso... Ok. È abbastanza facile orientarsi in realtà. È pieno di piccoli nemici. Magari ne battiamo qualcuno anche per livellare. Allora. Controllo qui se c'è qualcosa, perché a volte ci sono tesoretti... cose. Mi sembra strano che non ci sia nulla qui. Siamo saliti a livello 4. Ottimo. Perfetto, beh, direi di andare allora. Il cavallo l'ho lasciato qui. Ho già visto qui nei dintorni che non c'è niente. Direi di andare. Siamo giusti, sì, andiamo. Qui c'è un nemico, vabbè, lo passiamo oltre. Direi di andare adesso, va? Non abbattiamo tutti i nemici, diciamo che facciamo il grosso. Magari ne battiamo un po' e poi andiamo avanti e via dicendo. Qui ce ne sono tanti, per esempio, anche strani, tipo questi. Questo sì che è inquietante, ragazzi. In realtà è già sconfitto. Verduffante. Mi piace. Controllo che non ci siano tipo puntini luccicanti, cose. Qui ci sono i coniglietti. Ci attaccano? Sì, ci attaccano anche i coniglietti.
Oh, aspetta un attimo, cosa? Oh, what have we here? I know a budding adventurer when I see one. It can be risky heading into the great outdoors if you aren't familiar with the basics of survival, you know. Ottimo, allora abbiamo appena scoperto che gli accampamenti servono appunto per riposare, per far ristorare il nostro personaggio. Dove siamo adesso, ragazzi? Dove devo andare? Ah, Held è per di là. Però abbiamo trovato un accampamento, il che è molto buono. Possiamo entrare? Scusi, signore, le rubo qualcosa in casa? C'è qualcosa da rubare? Sembra anche giusto. Noi entriamo nelle case degli altri. È stato molto gentile. Ecco, allora, qui c'è una statua. E penso che, appunto, funge tipo da chiesa. Infatti possiamo salvare. E qui invece recuperiamo un po' di vita. Allora, riposa, direi di riposare. Fino all'alba. Avete visto? C'era tipo un negozietto. Forse ci vendeva delle cose. Vabbè, intanto va bene così. E torniamo dalla statua e salviamo. Guardate là il castello, ragazzi. C'è il castello. No, adesso evitiamo gli scontri. Ciaone. Qualcuno l'abbiamo fatto. Qui c'è qualcosa, no? Andiamo poi, appunto, lo livellerò per conto mio, perché... perché perdo troppo tempo, sennò. Voglio portarvi la storia e... gli combattimenti li facciamo se è necessario, insomma. Magari ci capitano così, ecco. Ecco, tipo questo. Ci ha tolto un sacco di vita questo qui. Direi di curarlo. Caro medicinale. Ok, ormai siamo arrivati però. Devo scendere da cavallo? Penso di sì. Dobbiamo entrare noi. Sì. Perfetto. Wow. Veramente bello. Wow, e questo? Vabbè, mi dice che devo incontrare il re al castello. Giustamente. Possiamo parlare un po' con tutti, sì. Vabbè, ci danno dei consigli. Qui c'è gente che suona. Diamo un'occhiata veloce in giro. Carino. Ah, possiamo entrare nelle case così molto tranquillamente. E rubare cose, mi sembra giusto. Guardate che bello. Sì, possiamo rubare cose, bene, bene. Salve, scusi. Sei un viaggiatore, sì. Oh, si arrabbiano, ragazzi. Ok, scusi. Non volevo rubare, cioè sì. Volevo rubare, ma non pensavo che si arrabbiasse. E qui cosa c'è? C'è la chiesa, qui possiamo salvare, credo, in teoria. Vediamo un po'. Qui c'è un negozio d'armi, mi sa. Vediamo che armi hanno. A parte che non abbiamo soldi. Aspettate, facciamo una cosa. Volevo vendere, se si riesco, vendi. Ok, aspettiamo per la spada. Qui c'è l'armatura. Però secondo me troviamo armature in pelle, armature migliori in giro in ogni caso, non lo so, aspetterei un attimo. Chissà quanti negozi troveremo alla fine, perché il viaggio è lungo. Andiamo verso la nostra missione principale. Allora, ho trovato un bracciale d'oro nello scrigno, equipaggiamento, vediamo, ecco, qui c'è tipo un anello, amuleto di gemma. Se lo metto, bracciale. Ok. E non ho trovato niente per lui. No, infatti.
Mi spiace, non c'è niente. Quindi andiamo avanti. Qui non c'è nulla. Ok, noi dobbiamo parlare col re, quindi saliamo. Salve, noi dobbiamo andare. Halt! Not so fast. State your business. Vedete, lui parla, però noi non lo sentiamo. Kazuma racconta di essere innocente, di voler parlare col re. Here, shake my hand, mate. That's the funniest one I've heard all week. Clear off, will ya? We haven't got time for this kind of nonsense. Oh, yeah. Ah. What's that? You want to show that pendant to the king, you say? Do you mind waiting here a minute? Huh? Ever so sorry for that little misunderstanding. Please, go right on through. In teoria il re dovrebbe aiutarci. Ma ho qualche dubbio, perché comunque, voglio dire, siamo all'inizio del gioco, non avrebbe senso se poi fosse tutto così semplice. Vedremo, vedremo. Vabbè, qui che ci dice? Ah, vabbè, ci dà indicazioni. Quindi super di qua. Andiamo. That will be quite close enough. Welcome to Heliodor Castle, Fred. The Jewel of Dundrasil. You are bold indeed to have made your way here alone, Wanderer. I am Carnelian, ruler of Heliodor. How long have I waited for this day? And now, finally, we meet. Truly, it is an honor. The fact that you come here proffering the jewel and asking to speak with me personally would suggest that you know something of your true nature. I take it that you also bear the mark? Io non mi fiderei tanto di questo, perché mi ricordo che all'inizio cospirava, yes, contro il ragazzino. The mark of light. Then there is no doubt. You are he. Rejoice, dear subjects. The day is upon us at last. Tell me, O luminary. Where exactly is it that you hail from? I would so very much like to pay tribute to those who took you in and raised you. Ah, gli dice che viene da Roccapietra. I see. Cobblestone, you say. Jasper, you know of this place? I do, my liege. A village of provincial nobodies deep in the rocky south. Then I take it you know what to do. Do not disappoint me. Yes, ho una brutta sensazione. Ma veramente bruttina. Hai detto vai e non deludermi, sai cosa devi fare, cosa deve fare. Ecco. Accursed luminary.
I know not what your intent was in coming here alone, but whatever your wicked scheme, know that it shall not succeed. Hendrik, take this cur, this harbinger of calamity, and cast him into the furthest corner of the dungeon. Know this, the Luminary is the root of all evil and will bring naught but misery to our realm. And why is this? The reason is simple. Just as light is intertwined with darkness, so too is the Luminary intertwined with the Dread Lord of Shadows. Did you really think you could fool one as wise as His Majesty? It was your great misfortune to confront one who knows your true nature. Men, seize this wretch! Ah, molto bene. Claim to hail from Cobblestone. Well, before the sun has set three times, we shall know the truth. By then, Jasper will have returned from his investigation. If I were you, Darkspawn, I would not expect to live beyond that day. Molto bene. Siamo messi benissimo proprio. Dice qualcun altro? Sai che non siamo soli. Allora, conferito per aver compiuto il tuo dovere. Ok. Là? No, vabbè. Comunque, immagino che questa non si apra. Eh no. Ehi, basta. Chi è? Forse l'altro tizio o tizia. Allora, intanto guardiamo del... Oh, piantala. Facendo baccano non risolverai nulla. Continuiamo? Ah, fai piano, cosa sta diventando questo posto? Will you keep it down in there? Most folks they throw in here have the decency to wait a while before going stir crazy. What are you in for anyhow? You don't get free bed and board down here without having done something pretty bad. Wait, did you say the Luminary? You're serious? You're telling me the Luminary has just shown up in the cell next to mine? This is crazy. One plate of delicious gruel for a gentleman in the dungeon suite. Come and get it. Mi sta già simpatico questo tipo. O almeno spero, insomma. E oppalala. The Luminary. You're serious? So it's all happening just seri. Like the seer said it would. We'd better get out of here. Sono d'accordo. Ma come? Ok. Allora, che dobbiamo fare di là? Aspettate.
Ma forse possiamo... No, mannaggia, volevo prendere un po' di cose. Rubare un po' di robaccia. Direi di seguire il tipo allora. No, mi sa che è tutto chiuso, giustamente. E quindi andiamo. Wait here. Deve essere Don't forte worry, questo tipo. I didn't kill him, but he won't be waking up anytime soon. Things will get pretty hairy up ahead. You'd better take this. Prende la spada. Però in realtà ne abbiamo già. Ah no, aspettate, oh, l'altra. I found this in a corner over there. I guess it's your stuff, right? Ah, ok, ce l'abbiamo, sì. Me? Abbiamo tutte le nostre cose. Back, so now I'm pretty much unstoppable. We better get out of here before any more of our tin-headed friends come knocking. Hollow when you're ready to move out, okay? Ok, direi che siamo pronti alla fine. I spend ages digging this hole, and you just happen to show up the day I finish it? Heck of a coincidence. Guess I really was meant to help you out, just like the seer said. Anyway, there'll be time to talk about all that later. In... Andiamo, andiamo. Molto bene. A quanto pare... c'è stato da fare, sì. Perfetto. The sewers, huh? Well, there must be a way out somewhere. Lead the way. I got your back. Ok, andiamo con tranquillità. Qui non c'è niente da prendere? No. Abbiamo rotto tutto, però non c'è niente. Lui non corre più di così, ma va bene. Là c'è qualcosa che sbirluccica, direi di prenderla. Qui c'è qualcosa? Porta chiusa a chiave. E andiamo di qui allora. Anche questa è chiusa a chiave, sì. Chissà se queste porte si possono aprire in qualche modo prima o poi. Magari tornando qui in un altro momento, non lo so. There they are. You lot, over here. We better make ourselves scarce. E direi di sì. Devo scappare. Corri, 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 corri. Di qua. E adesso? Da che parte? Di qui? Spegni la torcia. Ok. Cioè, non so come spegnerla, spero che la spenga da sola. Ok, coraggio, seguimi. E dobbiamo... Sbrigati. Dobbiamo essere stealth, forse. Aspettiamo che passi. Sempre con questa torcia in mano. Oppalala. Attraversare quel ponte. Va, andiamo, andiamo. These guys don't give up, do they? Seriously?
You okay? Looks like we shook the guards, at least. Ho visto una statua. Sto intravedendo una statua. Maybe our luck's about to change. Quindi possiamo salvare? Sì. Ok, quindi qui adesso non c'è niente a parte questa statua. Non so se andare avanti o fermarmi qua. Magari andiamo avanti ancora un pezzettino piccolo? Cioè, speriamo di poter salvare di nuovo presto. Giusto tempo di uscire di qui. Cosa ho visto? Penso che farò tantissimi tagli comunque, ragazzi, tra una cosa e l'altra. Penso proprio di sì. Ma non dobbiamo batterlo questo. Vedo. Un drago. Stand and fight, we're dead. Let's get the heck out of here. Corri, 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 forza! Sì, 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 muoviamoci, avanti. Direi proprio di sì. E saltiamo? Speriamo che ci sia acqua sotto. Andiamo. Think we gave it the slip. Spoke too soon. Ok, corriamo. Via, via, via. No, ci sono nemici. Non ci posso credere. Aspettate. No, devo stare attenta a non finire addosso i nemici. Oh, mamma mia. No, 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 no. No, 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 no. Vai, 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 vai. Ok. No, 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 no. Adesso c'ho il terrore dei nemici, ragazzi. Finiamo addosso, siamo fritti. Secondo me. Ok. Scena animata. No, non siamo qui. Vada via. Più o meno. What's that thing doing under the castle anyway? Well, whatever. We should get going. Ma sì, che ce ne importa di un drago in un castello? Uh-oh. We made it. Just. I don't know how much more of this I can take. Huh? Huh? There he is. No, pure questi. Salve. Ah, me and my big mouth. Move now. Looks like our luck finally ran out.
We've got him now. No way back, huh? If they catch us, we're dead meat. Hold! Let's do this. I believe in you. I believe in the Luminary. I don't have much choice. Come on! Quindi saltiamo. Let's not do anything stupid now. Un po' in stile Goku, diciamo. Salve Eric. Hai capelli molto... molto stile Dragon Ball. Come on, up you get. Finally. I was worried we'd lost you for a minute there. You've been out cold ever since we jumped. Had to drag you all the way here on my own. But what a jump it was. I closed my eyes, put my faith in the Luminary, and somehow didn't get smashed into 1,000 pieces. In fact, I woke up on the forest floor at the bottom of the cliff without a scratch on me. Amazing what a little faith can do. Anyway, I guess you and me must be at the top of the King of Heliodor's most wanted list by now. Which means we can't hang around here too long. Let's go say thanks to the nun who looked after us and be on our way. Dobbiamo ringraziare la suora. Benissimo. Magari possiamo anche salvare. Perfetto, eroe in fuga. Vediamo se c'è qualcosa qui. Sì, intanto noi rompiamo tutto come sempre. Ma è troppo utile perché ci sono piantine, tesori, cose, quindi insomma. Ok, possiamo anche salvare qui? Non lo so. Allora, suora, salve. Vediamo un attimo. Ah, there you are, my children. I trust that your friend here is fully recovered. Oh, don't worry about him. He's just fine. Thanks for looking out for us. We... Not at all, dear. I'm just happy to see you both well again. But if you are leaving, you must be careful on the road. It seems some dangerous criminals have escaped from the capital and are at large somewhere in the area. Oh, I shudder to think what wicked deeds they might be capable of. E che saremo noi, questi banditi, in realtà. Anche se non siamo dei banditi, però. Dear me, that doesn't sound good. And you heard this when you were in Heliodor. I did indeed, my child. There were guards everywhere. They are searching high and low for the villains. And I heard that the mighty knight Sir Hendrik himself has headed to the mountains in the south with his troops. They say he means to block the road to Cobblestone, the village the fugitives came from. Oh, but you must forgive me, poor lambs. I did not mean to alarm you. They will soon be caught, I am sure. Justice will be done. And until then, you are free to remain with us for as long as you please. Thanks. We appreciate that. We're going to get a little fresh air. We have a few things to discuss, right? Ecco, sì, io direi di darsela a gambe in realtà. Qui non posso salvare, no, bene. Allora, usciamo. Cobblestone, eh? Never heard of the place. I never even knew anyone actually lived in those mountains down south. I'm guessing you want to go see what's happening down there. But you need to be smart.
You won't get past Hendrik unnoticed. If you're going to make it there without getting caught, you'll need to avoid the main road. And if you want to do that, you'll need my help. I know every back road there is to know in these parts, but I've got things to take care of in Heliodor first. I left a little something in one of my old haunts downtown, and I need to get it back. So, are you coming along for the ride? I did help you break out of that dungeon, remember? Ok, sì, lo seguiamo. That's the spirit. But we can't have you bringing us any unwanted attention. Ah, I've got just the thing. Here, put this on and keep your face hidden. Otherwise, you're gonna get nabbed as soon as you set foot in Heliodor. That's more like it. If you're going to be a wanted man, you might as well look the part. Right. Glad you're coming along. The seer told me to stick with the luminary when I found him, and that's just what I'm going to do. Perfetto. Compagno di squadra? Bene, ok, i poteri pimpanti, sì. Quindi possiamo usarli in due, i poteri pimpanti. Io adesso vorrei trovare invece qualcosa in cui salvare. Qui c'è la missione secondaria, magari guarderò io. Dove dobbiamo andare intanto? A Heliodor. Però ovviamente ci andiamo mascherati perché altrimenti ci sgamano subito. Però stavo pensando chiesa. Ecco, appunto, io volevo salvare. Ma qui non mi ha fatto salvare, aspettate un attimo. Magari posso adesso salvare. Sì, adesso qui posso salvare, benissimo. Ok, fatto, direi di fermarci qua. Nella prossima puntata seguiremo Eric a Heliodor e dovremo andarci appunto belli mascherati, altrimenti ci riconosceranno, però almeno potremo tornarci. Io intanto magari cerco di abbattere qualche nemico qua attorno per livellare il nostro personaggio. E non so, qui c'è una missione secondaria, cerco di fare qualcosa da sola. E quindi niente ragazzi, ditemi cosa ne pensate nei commenti, mettete like, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!